Buongiorno, buonasera, ovunque voi vi troviate, benvenuti da parte del Marchese Bianconero che parla a nome dello YouTubers Team, la nuova squadra che nuova non è, ma è nuova per alcuni giocatori che vedrete in campo oggi o nelle prossime partite, che va a scontrarsi contro il Bruges nella prima partita andata dell'Europa League, la nuova edizione. PES 18 per ora, ma chissà le novità, cosa ci riservano in futuro. E guardiamo un po' la formazione, ma la vedremo anche dopo. Iniziano i titolarissimi, o meglio quelli conosciuti, per poi dare spazio un po' alla volta ai nostri new entry. Ecco Daniele Rogoglio Gobbo che sfoggia con orgoglio e con severità dal suo sguardo la nuova divisa, la prima. Oggi giochiamo con la prima perché giustamente è giusta e corretta nei confronti di quel nerazzurro molto Atalanta del Bruges. Poi chissà, vediamo anche le altre nelle prossime partite. Iniziamo? Io direi di sì. 3, 2, 1, via! Eccoci qua allo stadio della vita. Vi mancava? A me sì, semplicemente sì, perché mancava non tanto lo stadio della vita, ma lo stadio della vita che ospita una partita internazionale. Eccoci qua con le squadre messe a posto sia nei nomi che nelle divise che in tutto, nei dettagli. Con Ghinoshi, come vedrete, che ha capelli un po' più lunghi di prima, complice il fatto che in realtà li ha un po' più lunghi di prima. Per Delio purtroppo non ha saputo fare niente e quindi rimangono così. Nel caso ecco il Bruges che si presenta, non c'è l'inno, cioè c'è l'inno in realtà, la canzoncina si sente, però non è una canzoncina, cioè che cacchiolina, no, quella della Champions è più bello, ci accontentiamo di questo e ci parlo sopra così evitiamo. Questo è il Bruges, col capitano che è molto Atalanta, ecco qua Delio il capitano con al fianco Zebrato il portiere numero 1 della YouTuber Steam, Colpo Gobbo, Alfred, Simone Avsim, Leo Kinoshi, Nino JFC che si sta grattando le chiappe. TV Channel, fuori Rosa TV, Daniel Rogoglio Gobbo che è tipo ugualissimo in realtà, con lo spiaccicato identico, e io che sembro una specie di cinese col baffo. Beh, non sono brutto, forse bello da in realtà. Foto di rito dei padroni di casa, bellissima tra l'altro, questa foto poi la screenerò in qualche modo, può essere una bella foto copertina, foto ricordo da. Chissà, anche io me la stamperei quasi quasi, perché. Però vabbè, allora come dicevamo nel video introduzione qualche tempo fa, 4-4 a rombo per la prima partita, poi chiaramente vedremo di fare degli aggiustamenti in corso d'opera perché sicuramente faremo schifo per qualche motivo e ci sono i giocatori che emergeranno a discapito degli altri. Questo invece è il 3-4-3 offensivo, interessante come modulo, potrei anche riproporlo chissà in futuro nella squadra del Bruce. Ecco il Marchese che fa un po' di riscaldamento nell'attesa di iniziare il fischio d'inizio, quel fischio d'inizio con la palla dell'Europa League, quello ufficiale chiaramente. Anzi, chiaramente. Inizia un Marchese bianco-nero, che dà Absin, che dà a TV Channel, Kinoshi, Nino, Alfred, Dani, Delio, Nino, si gira Nino, la passa ad Alfred, che la passa subito a Daniel Rogoglio sulla destra, uno contro uno, si accentra, cross in mezzo, arriva! Bella girata di Bichannel che ancora ha la palla tra i piedi, il pareggiato per il Marchese Bianconero, gol! Il primo gol del Marchese, subito il fenomeno, l'attaccante più forte del mondo. Vabbè, insomma, diciamo che sono io che mi sto autocongratulando con me stesso, nel caso fatela voi la telecronaca se vi dà fastidio questa cosa. Però il gol è bello, ma è bello anche il merito di Bichannel, diamo il merito all'Asi. Cioè, ma quello che ha creato il suo stadio della vita, ma il cartellone davanti con la telecamera dietro, chiede la dopo Gigio, ma no, bella la girata, ma. Bello l'assist, bello anche il tentativo di gol di BB Channel prima della palla del portiere. E ricomincia il Bruges, quindi buon inizio, inizio che vorrei sperare, ma come spesso succede negli investimi, inizia bene e poi finisce come sappiamo con il campionato, ad esempio, chi ci avesse seguito, chi non ci avesse seguito, poi ha ancora il tempo per guardarli, perché i video sono tutti caricati da me. Attenzione BB Channel, bello questo 1-2 con Dani, un po' me, era la Marchese comunque. In ogni caso, vabbè, rimessa laterale a favore di YouTuber Steam. Avsim, BB Channel va via, è anche diventato più veloce, in realtà non ha combattuto niente, ma sempre veloce di attenzione, Dani! Ah, pensavo fosse molto più centrale, invece era parecchio fuori dall'area piccola. Riguardiamo qua, bravo BB Channel, va via, a questo giocatore che poi scappa, però è un po' smorzato dal fatto del pressing del terzino, del difensore, insomma, del Bruges, Boutelle, che brutto nome, fa molto Boutelle. Vediamo se. Vabbè, la palla è ancora di YouTuber Steam, non si capisce qua. Kinoshi con la sua. Kinoshi
si è rivelato nel tempo, soprattutto nel campionato che abbiamo visto per ben 38 partite piuttosto che le solo 13 della Champions League, un giocatore regista, con un discreto senso del gioco, visione di gioco, un giocatore che secondo me è cresciuto molto, è stato anche provato da trequartisti. Intanto c'è, ecco, trequartisti ha fatto molto bene Kinoshi, e non escluderei di vederlo anche da trequartista in futuro, ma per ora fa un po' il Pjanic, ecco, della situazione. Come giocatore mi si assomiglia a quello! Bello il marchese che pam! Qua siamo azioni di grande livello, questa è un'azione fantastica, riguardiamo con uno gobo, qua c'è il colpo di testa del marchese, la traversa, poi viene spinta fuori e arriva Alfred che tira questa bomba con l'esterno del piede, il collo del piede, e il portiere la para Boutel. Bel inizio di YouTube Steam col gol, ma anche col quasi doppio gol, adesso ne cross in mezzo il marchese, la... Oh, stiamo rischiando di fare quanti gol? Tre almeno. Non ho fatto. Buon inizio, sono felice, ma so che poi prenderò la prossima, sicuro. Bello 1-2 con Absim, cross in mezzo per il Marcazzarola. Il Marcazzarola. Che peccato perché è una bella azione. Guardiamo 1-2, bravissimo qua, ecco detto, Kinoshi. Trova il field. L'inserimento di Absim con questo passaggio filtrante che taglia la linea difensiva, il cross di Fratese Marchese, ma Marchese qua non è bravo, secondo me, a schiacciare, vuole schiacciare, invece è beccata con la sommità della capa, la crapa. Attenzione, Bruges che si fa avanti, però bravi fuori di lì con l'aiuto di Delio che fa spallate con l'attaccante centrocampista. Attenzione, Dani, Kino trova subito Delio che gioca trequartista questa volta. Delio aspetta come cazzo l'avversario, cross in mezzo per Dani. Marchese, doppietta del Marchese bianconero dopo il tentativo di gol di Dani. Riguardiamo, mi sono un po' imbalbettato perché palo veloce, poi ci si fa anche qua parata palo per Marchese, davvero rapace d'area la spunta. Riguardiamo qua, legamento, colpo di testa, c'è forse un minimo tocco del portiere che la manda sul palo, ma qua il Marchese è bravissimo ad anticipare il difensore. Tra l'altro io devo dire che le magliette mi piacciono molto, le ho fatte io col logo e lo ripeto, lo ricordo anzi, Maglie Calcio Basso Costo è il nostro sponsor, quest'anno abbiamo uno sponsor vero e proprio, e a differenza dello scorso che avevamo solo nulla, quindi oltre allo stemma YouTube c'è questo sponsor, quindi mi piacerebbe chissà far diventare queste maglie virtuali delle maglie reali, ma vedremo. Attenzione, rischio, vedremo il futuro, ma se qualcuno volesse andare sarebbe meglio. Marchese, Red, vabbè qua c'è il... Ecco qua, finisce il primo tempo, 2-0, YouTube Steam con doppietta del nostro fenomeno, pallone d'oro quasi, Marchese bianco-nero, quindi veramente tanta roba. Queste sono le statistiche che dicono una cosa sola, YouTube Steam, 9-4, ti rimporta, e YouTube Steam sta facendo una partita e avrebbe meritato qualcosa di più, ma 2-0 è sempre un buon risultato. Ci vediamo fra pochissimi secondi. Eccoci qua con il secondo tempo iniziato dal Bruges, già due cambi per Mister Cesio Graziani che vuole già far riposare qualcuno, ha visto il risultato interessante, sperando di non prendere adesso, imbarcare come spesso succede. Entrano due new entry, una è Neschio che andrà a rilevare Delio sulla posizione di tre quarti, e l'altro è Luca Toselli che andrà a fare la seconda punta al posto di Dani. Non è una bocciatura, ma semplicemente un modo per far vedere tutti il momento in cui non ci sono pericoli. Quindi proviamo a questi giocatori qua che ho provato praticamente una volta sola ufficialmente con come si dice, l'amichevole che ho fatto qualche mese fa contro il Santos. Poi li ho provati un po' per conto mio, ma diciamo che non è che ho giocato tantissimo senza registrare. Quindi devo anche capire bene con i giocatori. Io conosco un po' ormai come si muovono i giocatori, perché la cosa bella di PES è che non sono tutti uguali e tutti si muovono a modo loro. E i soliti difetti di ognuno, sembra quasi strano, pur parlando di un videogioco, però vi assicuro che ormai so i movimenti che riescono a fare uno e l'altro no. Quindi vediamo un po' questi Toselli e Neschio come sono. Intanto c'è Alfred. Magari un giorno svelerò quali sono i preferiti da utilizzare, ma anche se si capisce un po' dall'utilizzo che ne faccio, perché non vado a nome, vado semplicemente a come mi piace. Neschio, dal limite il tiro! Ecco, Neschio forse il tiro da fuori. Ce l'ha, perché questo era un tiro molto buono da fuori. Non potentissimo forse, ma da distanza ha messo in difficoltà il portiere. Intanto rimessa laterale di Alfred per Neschio, che va via a un giocatore, Bibi Chane. Marchese,
Si gira, ma è troppo defilato. Marchese. Ah, sbaglia Marchese che un po' vaneggia sul pallone. Sì, però. Attenzione, che sul rischio, se il taglio arriverà da Alfrez. Che fallo, ma che fallo vuoi, Ale? Ma vergognati. No, di vergognarti, beh, nota Alfrez, ma che muore là che si è caduta per terra. Guardalo. 10 qua. Ma dai, Ale, ma... Vabbè, forse sì, ma... Vabbè, vergogna. Vergogna, sei miniato. Allora, Limbombe Palacios. Sofradeo del Palacio. Oh, bravo Kinoshi. Attenzione, però sto qua arriva. Oh, parala. Fuori, calcio d'angolo per il Bruges. Guardiamo l'azione sulla punizione. Kinoshi, bravo. Qua il tiro che viene deviato da Psim. Campanilone. E palla sopra la rete. Parte Klasi. Il cross in the middle. Oh, 2-1. Nessuno che ci arriva sul pallone, ma ci arriva lui, il giocatore Bruges, che è Refaelov. Pensa quanto la conosco questa squadra. Qua si ingroppano tutti. Ricordiamoli che stanno facendo noi. Cosa stanno facendo? Il cross perfetto. C'è un cacchio. Ma che invece il tabellone è un criminale comunque. Cioè non si può. Ecco, si passa meglio. E tra il cross perfetto, colpo gobbo, non ci arriva. E il Eneschio, che ha la fascia per ora, che l'ha presa Adelio, lasciala là. Va a ciliegie, lascia il giocatore. Attenzione, riparte Marchese con Kinoshi. Marchese, Avsim. Oh, dove va? Areo? Sì, fortuna che li conoscevo ben giù. Allora, vediamo di non prendere due perché ho fatto i cambi per quello. Bravo Nino. Kino. Nino Kino. Neschio. Toselli. Uno veloce questo. Mi piace Toselli. Attenzione a Tosel. Tosel. Allora. Bel messo Foolish, perché Foolish è nato Foolish. Poi chiamano Toselli comunque sui nomi dell'elenco. E ha fatto un'incursione tutta sola. Molto bravo nella corsa. Questa. La progressione, ecco, diciamo così, sinistro pure sino destro, quindi magari quello è stato un po' penalizzante. Avsim della bandierina, prende un cambio per il Bruges, cross in mezzo, il Marchese bianco nero. Il portiere comunque ne ha parato, cioè tutti tra i due gol praticamente ne ha parato. Buon pressing di Foolish, di Viciane, che conosciamo per essere brava nel pressing e nell'introduzione. Sulle sue punti di forza. Attenzione, ecco, manca poco, però bisogna stare attenti perché... Ammazzatelo, non c'è un'altra spedizione. Grandissimo Alfred che salva tutto all'ultimo minuto. Riguardiamo. Lo segue, quello si fa saltare, però poi lo segue. E in questo passaggio Alfred è giusto e arriva in scivolata. Perfetto sul pallone, bellissimo. Questa scivolata. Io veramente quasi difficile di gol quando fanno questa scivolata perché sono proprio belle, anche quando non sono le gambe. Sì, magari si deve. Ma adesso. Palla ancora loro, qua rischiamo il primo gol all'ultimo minuto dopo aver fatto una partita dominata, sarebbe un po' così. Vediamo, vediamo di non far cappellate, siete sugli uomini, sugli uomini. Cioè, dobbiamo dire come siamo al quinto. Sì, ma mettete l'altra parte. Vabbè, poi è finita. Va bene. È finita. 2-1 YouTuber Steam Bruges. I giocatori adesso possono andare. Negli spogliatoi, aspettiamo un secondo, guardiamo un po' le ultime immagini. E infine eccoci qua con le statistiche, è il copione del secondo tempo, cioè secondo tempo del primo tempo. Qualcosa ha fatto il Bruges verso la fine, ma in compenso ragazzi, bella partita nonostante qualche svarione finale, ma che ci sta, prima partita va bene così. Ci vediamo alla prossima partita che sarà quel che sarà. Ciao ragazzi!